Buonasera e benvenuti. Questo è il terzo anno del corso Alti Studi sul Mediterraneo. Quest'anno abbiamo dedicato la cultura e la diplomazia per la pace nel Mediterraneo. Un corso che è stato inaugurato circa luglio 2017 dal Presidente della Repubblica Mattarella, e in quell'inaugurazione è nato un vero e proprio progetto per il Mediterraneo, un progetto che stiamo portando avanti all'interno della Cattedra Maritima. Cattedra presso l'Unimas, l'Università degli Studi della Basilicata, tra Potenza e Matera. Una cattedra aperta anche ad altre città, che attraverso questo progetto siamo presenti anche in altre città e in altre regioni d'Italia. Questo corso vuole in qualche modo essere la base di una riflessione profonda, importante sulla situazione anche attuale, una situazione che potremmo rivedere a livello politico, ma che ha una base all'interno di quella che è una formazione sociopolitica. In questa riflessione di quest'anno emergono due pilastri importanti, quello della cultura e della diplomazia. Che cosa significa? Che per costruire la pace nel Mediterraneo abbiamo bisogno, la pace in generale, ma anche e soprattutto la pace nel Mediterraneo, abbiamo bisogno di questi due pilastri, la cultura e la diplomazia, perché è solo attraverso una vera diplomazia che si può costruire la pace. Ma dove si fonda la diplomazia? Quando sentiamo parlare di questo termine, in realtà a volte immaginiamo qualcosa di superficiale. Il diplomatico viene visto come un personaggio che deve mediare, che deve in qualche modo ritrovare quella pace, quella relazione tra due stati, tra due persone, tra due città. Ecco, in realtà la diplomazia la si può costruire solo attraverso una vera e propria cultura, e la cultura non può se non essere la base poi dello stesso dialogo. Parlare di dialogo qualcosa di oggi sentiamo parlare di dialogo, ma che cosa significa realmente dialogo? Perché la vera diplomazia, quella che si fonda su una vera cultura, ha alla base un dialogo profondo, un dialogo che non è tanto dialogismo, cioè un dialogare sorridendo con l'altro e approvando tutto quello che l'altro ci annuncia, né tantomeno è l'esclusione totale dell'altro, ma il dialogo vuole essere questa relazione profonda che si fonda sul rispetto, sulla dignità dell'altro. E questo significa poi fondare su una vera cultura la diplomazia, cioè una cultura del dialogo, una cultura che sia anche conoscenza profonda dell'altro. Non possiamo dialogare con l'altro non conoscendolo. Abbiamo bisogno di conoscerlo fino in fondo, abbiamo bisogno di conoscere chi è l'altro, quella che è la sua religione. Quelli tradizionali. E in questo allora possiamo realmente poi costruire quel dialogo fecondo che ci porta anche ad una cultura profonda e quindi ad una diplomazia
vena in cui poi fondare anche la stessa pace. Ecco, in un momento particolare, un momento storico come questo, in cui tutti i principi, tutti i valori sembrano ormai cadere, basta pensare al tipo di politica, una politica che poi, certo, noi guardiamo sempre i politici come coloro che ci portano ad una mancanza di rispetto, di dialogo, di cultura, ma in realtà la stessa politica è fatta dal popolo, da quel popolo che per le volte ha perso quei veri valori e quei principi che possono costruire una vera città, una vera società. Allora, come poter riacquistare questi valori e questi principi? Proprio attraverso la conoscenza. Cioè, conoscere l'altro significa arricchirsi per poter vivere meglio la società, per poter costruire realmente poi la pace e il dialogo con l'altro. Ecco, questo corso di Alti Studi, e poi chiudo, e poi ci sarà una settimana intera, soprattutto vari dei lavori che vuole proporre appunto questi corsi, la cultura e la diplomazia, per la parte la diplomazia culturale e il dialogo interculturale, come il terzo settore sia anche un punto di riferimento per la pace, poi l'aspetto della pedagogia, quanto sia importante l'educazione, la cittadinanza, ma anche la formazione. Oggi c'è tanto bisogno di formazione sociopolitica per la pace e per il dialogo. E le radici storiche, il futuro della diplomazia culturale, scientifica, come strumento di pace, il patrimonio artistico, siamo qui in una città bellissima, straordinaria, ma come poter difendere anche questo patrimonio artistico. E poi infine la diplomazia culturale all'interno della politica e dell'economia. Ecco, in questo voglio ringraziare fin da ora tutti i professori che hanno dato l'adesione per formare questi 20 giovani che si sono iscritti quest'anno, alcuni li vedo, altri saranno ancora in giro, non lo so, arriveranno, e vi ringrazio veramente di cuore per poter continuare questa bella esperienza, ormai come dicevo prima al terzo anno, e poter costruire pian piano sempre più giovani che un giorno possano anche prendere in mano questa società, questa Italia, con quei valori, quei principi che lo stesso filosofo francese Jacques Maritain ci ha lasciato. Grazie. Sì, prendo io la parola, non so se si sente. Prendo la parola della antica rettrice dell'Università del Sud della Basilicata, la professoressa Aurelia Sole, che per impegni istituzionali non ha potuto partecipare a questa inaugurazione di oggi. E in secondo luogo anche per ricordare il percorso che l'Università del Sud della Basilicata fa insieme all'Istituto Maritain da ormai molti anni, sia nell'organizzazione di questo corso di Alti Studi, sia nell'organizzazione delle varie summer school dedicate proprio agli argomenti che sono in qualche modo anche al centro di questi incontri di questa settimana, per dire il dialogo interculturale, il programma della pace, il rapporto con gli altri paesi del Mediterraneo, che appunto sono i temi con i quali anche all'interno della Santa Scuola abbiamo avviato questo discorso da alcuni anni con l'Istituto Maritano. E tra l'Università degli Studi della Basilicata, in particolare il Dipartimento di Scienze Umane, che rappresento in questo caso, e l'Istituto Maritain, si è da anni prodotto un dialogo che devo dire molto fecondo, un dialogo che è diventato poi chiaramente un rapporto di amicizia tra alcuni, non diciamo tutto il Dipartimento di Studi Umanistici, di Scienze Umane, scusate, e l'Istituto Maritain, però è diventato un dialogo, un rapporto di amicizia tra molte persone che rappresentano queste due istituzioni, sono parte di queste due istituzioni.
E quindi abbiamo costruito un percorso che ha trovato un suo momento importante proprio nella fondazione quella che definiamo in maniera più rapida cattedra maritema, che sono appunto i corsi legati all'iniziativa di oggi, e che appunto in qualche modo sono un'articolazione maggiore di quello che avevamo avviato con la Summer School, con le iniziative legate alla Summer School. Quindi è un percorso ormai che va avanti, penso già quasi da 7-8 anni, un percorso già abbastanza lungo, consolidato, che appunto per quanto riguarda questa iniziativa si è modificato, perché come sapete appunto sono selezionati una serie di studenti che possono appunto partecipare a queste giornate. Una volta appunto portato il saluto della rettrice che non ha potuto partecipare, quindi dopo questa rapidissima proprio introduzione a alcune problematiche che legano insieme il percorso della Summer School con il percorso della scuola, dei corsi di alta formazione, io ho il piacere di presentare, di fare da moderatore, diciamo così, agli interventi che sono previsti per questo pomeriggio, che sono appunto gli interventi che inaugurano questa settimana dedicata, come diceva il professore Fuzzo, alla cultura e alla democrazia per la pace nel Mediterraneo. E devo dire che è veramente un piacere per me avere la possibilità di poter presentare gli ospiti di questa giornata. Vi informo subito che purtroppo non può partecipare a questa giornata il professore Sebastiano Marcottoni, che è un altro amico dell'Istituto Maritain, ma che per problemi personali non ha potuto raggiungerci qui a Matera in questi giorni. E abbiamo due altri autorevoli rappresentanti, esponenti della cultura italiana e della cultura francese, ma anche più importanti autorevoli amici dell'Istituto Maritain, che accompagnano da molti anni le attività dell'istituto, e che appunto è per me veramente un piacere poter presentare qui a Matera per questa nostra iniziativa. Io vorrei cominciare subito dando la parola al professor Gian Durand dell'Università di Lione 3. Il professor Durand non avrebbe bisogno di presentazioni, rapidissimamente, anche per non portare via troppo tempo ai relatori. Ricordo soltanto che è appunto uno storico del cristianesimo e del pensiero religioso e autore di numerose ricerche sul pensiero e sul dialogo interreligioso, nonché sulla questione appunto legata alla storia del cristianesimo. Io lo ricordo soprattutto per un volume, che è quello che ha curato sul Laboratorio per la Democrazia, che è una storia dell'Istituto Maritain, che appunto un altro importante elemento del legame che lo unisce all'Istituto Maritain, e quindi è con piacere che vi cedo la prego. Grazie mille. Se mi permetto, posso aggiungere che ho toccato un po' alla diplomazia culturale, perché sono stato consigliere culturale dell'ambasciata di Francia presso la Santa Sede e direttore del Centro Culturale Francese di Roma, il Centro San Luigi di Francia, fondato dopo la guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, da Jacques Mandat. E adesso sono anche vice sindaco della mia città di Lione, delegato al patrimonio, e quindi con un interesse particolare per il patrimonio, e particolarmente il patrimonio culturale, il patrimonio universale dell'UNESCO, perché la città di Lione è riconosciuta come Matera, come è iscritta sulla lista del patrimonio mondiale. Abbiamo questo legame tra le nostre due città. Allora vorrei proporre una riflessione sul tema
pensare al Mediterraneo, la diversità rende impossibile la pace, punto interrogativo, e una riflessione, penso, sopra il segno di Jacques Maritain. All'incontro di tre continenti, il Mar Mediterraneo è la terra per eccellenza dell'incontro. O conflittuali tra differenti culture, religioni e città. Durante il tempo fu collocata al centro i romani parlavano il mare nostro, il nostro mare, collocandolo nel proprio cuore dell'impero. Bisogna guardare le carte per vedere in quel momento della civiltà romana. Nel Medioevo hanno cominciato a chiamarlo il Mediterraneo, cioè il mare dentro le terre. Mare di collegamento tra Europa, Africa, Asia, è delimitato da più di 20 nazioni, senza dimenticare all'interno di tale numerose etnie, culture e lingue. Da qui la sua diversità. Si tratta di un insieme geografico e culturale senza coerenza politica, aperto dopo la caduta dell'impero romano, questa coerenza politica. Lo storico Fernand Braudel, autore di una grande tesi nel 46 o 47, dedicata al Mediterraneo al tempo di Filippo II, re di Spagna, parlava di questo spazio non come un insieme omogeneo, ma come, lo cito, un insieme dove tutto si mescola in una unità. Un luogo, cioè, vitale e molto culturale. E Papa Francesco dà una sua definizione, poco tempo fa, un discorso pronunciato lo scorso a Napoli. Lo cito, il Mediterraneo è proprio il mare del Mediciato. Abbiamo il Mediciato, non capiremo mai il Mediterraneo, un mare geograficamente chiuso rispetto agli oceani, ma culturalmente sempre aperto all'incontro, al dialogo e alla reciproca inculturazione. Allora è possibile pensare al Mediterraneo come un luogo dove le differenze si sfiorano pacificamente, dove possono essere una sorgente di ricchezza per i popoli mediterranei o e al di là per il mondo intero, altrimenti si deve resignarsi all'idea di un luogo di conflitti senza fine, dove tale diversità sarebbe impossibile da gestire. In un momento dove sembra impossibile placare le relazioni tra Israele e Palestina, dove tanti paesi sono lacerati, dalla Siria alla Libia, dove l'avvenire non è assicurato, dove le minacce terroristiche sono permanenti, dove le tensioni balcaniche restano vivaci, pensare all'avvenire pacifico per la regione può sembrare difficile, almeno difficile. Perché la problematica maggiore che pone questa regione è la questione di vivere insieme. Illustra la complessità di una zona multiculturale
e le poste in gioco che tali caratteristiche presentavano. Questa complessità storica è accentuata oggi dalla questione migratoria che viene inciampare sul Mediterraneo, sul mare, ultimo ostacolo prima di raggiungere ciò che tanti migranti venuti dal sud vedono come un Eldorado d'Europa. E la sfida, direi, di Lampedusa. Una sfida diventata icona, Lampedusa come icona dei drammi del sud del mondo e delle difficoltà identitarie del nord. Sfida anche per gli Stati, con l'arrivo ormai al potere di partiti nazionalisti, populisti o estremisti, anche come della nostra cara Italia, portati da elettori che sono anche in parte cattolici, cioè normalmente aperti all'universalità, e anche per la Chiesa intera, quando una parte dell'Episcopato europeo non accetta gli orientamenti dati dal potere. Il Mediterraneo è certamente la culla della civiltà ebraica, egiziana, cretese, greca, romana, e anche il luogo di nascita delle tre religioni presenti oggi nel mondo intero, il cristianesimo, l'ebraismo. Il Mediterraneo è riconosciuto nel mondo intero per il suo arte di vita, la sua esperienza, l'importanza del suo bambino e la prima distinzione turistica mondiale. Mare e terra nello stesso tempo, stupisce per la sua bellezza, presenta il paradosso di portare l'albero simbolo della pace. Il suo tronco, tempestuoso, sembra riaffermare le sue del passato, ma tutto piccolo e potente, è l'olio che ne è estratto, è nutritivo e nutre l'eredità intrinseca della civiltà mediterranea. È possibile parlare di un'eredità mediterranea con i contributi di questa civiltà al mondo, particolarmente la filosofia greca e il diritto romano, e i principi come la democrazia culturalmente, tale eredità è assai importante perché la civiltà mediterranea ci ha lasciato di riferimento storici, ha in particolare lasciato traiettorie per lo sviluppo della nostra vita. Ma c'è un problema. La diversità che caratterizza oggi l'identità si nutre di questi apporti, ma un elemento caratteristico del Mediterraneo è la presenza di fortissime disparità tra nord e sud, disparità economiche, quando sappiamo che i paesi dell'arco latino, Spagna, Francia e Italia, contano per attorno al 15% del commercio mondiale, e tutti gli altri al sud non sorpassano 4%. Ma anche disparità politiche, da repubbliche democratiche con regimi parlamentari a regimi autoritari, per non dire dittature. Disparità culturali, demografiche, sociali, economiche. Se emerge sulla sponda europea un nuovo tipo di vivere insieme con l'arrivo più o meno massivo
di popolazioni venute dal sud e dal Medio Oriente, invece, sulle sponde africane ed orientali, il modello secolare di vivere insieme appartiene ormai al passato, conseguenza delle passioni politiche nazionalistiche nate soprattutto durante l'Ottocento, nel genocidio degli armeni e di altre minoranze cristiane nell'impero ottomano, espulsione sistematica degli ebrei dagli stati musulmani a partire dalla creazione dello Stato di Israele nel 1948, costruzione di un nuovo muro in Palestina, crisi del modello libanese, nuove minacce sulla presenza dei cristiani in Medio Oriente. Cicco riassume tale situazione quando questa grande isola del Mediterraneo orientale è diviso da un muro religioso nazionale che separa il mondo greco-cristiano da un mondo islamico. Dopo la caduta del Muro di Berlino, Nicosia è l'unica capitale europea ancora separata in due parti da un muro. Il mondo ottomano è riuscito a un certo momento a unificare le sponde orientali meridionali del Mediterraneo, che è stato distrutto dagli europei e ha lasciato posto a stati nazionali con una moltiplicazione di conflitti bilaterali, Libano, Arabia Saudita, Yemen, Iran, Marocco, Mauritania, senza dimenticare i conflitti civili, esempio della Siria. Numerosi conflitti sfruttati dall'Islam radicale. Però nel nord la coabitazione non si fa tranquilla. Uno studio molto recente del 1919 di quest'anno, realizzato dall'Istituto di Sondaggio francese Ipsos, rivela quanto la presenza dell'Islam, una presenza quindi relativamente recente, rafforzata a partire dagli anni 60, suscita una forte preoccupazione nelle popolazioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, il 68% dei cittadini interrogati si dicono preoccupati o molto preoccupati dalla presenza islamica. 68% non è poco. La percentuale in Italia è soltanto un po' più bassa, di 65, gli italiani sembrano più accoglienti, ma questa percentuale alza a 69 in Francia, a 74 nel Belgio, 78 in Polonia e 86 nella Repubblica Ceca, dove la presenza musulmana non mi sembra particolarmente importante. Nessuna religione suscita una reazione così negativa e porta una parte delle popolazioni a fare il processo della democrazia vista come troppo debole di fronte all'immigrazione. E lo vediamo bene con l'evoluzione illiberale di paesi come l'Ungheria o la Polonia. La realtà del Mediterraneo è sempre complessa. Opporre le sponde nord e sud non basta. Si potrebbe distinguere di fatto cinque sponde. Una sponda nord-est, che corrisponde alla zona dei Balcani.
con la sua propria storia molto conflittuale fino ad oggi. Una sponda nord-ovest, Spagna, Francia, Italia, integrata nell'Europa. Una sponda est euro-asiatica con la Turchia. Una sponda orientale a dominante arabo-islamica e una sponda sud. Nel Mediterraneo ci sono anche più di 3.000 isole. Alcune sono degli stati, Malta, Cipro, altre costituiscono grandi regioni di stati, Corsica, Sardegna. Altre ancora punti più o meno piccoli sperduti nel mare. Il Mediterraneo è fatto di popoli, di culture, di religioni che devono. E questa situazione particolarmente in questi casi il Mediterraneo è raramente conosciuto in periodi di pace. La religione è un pilastro fondatore della Mediterranea, alla luce delle religioni monoteiste. Il Mediterraneo è anche il focolare delle grandi guerre di religione, alle crociate. Sette paesi dell'arco latino si sono fondati sul principio di fatto della separazione tra Stato e religioni dopo una lunga storia segnata dalla secolarizzazione della società. I paesi arabi hanno ancora costituzioni che fanno dell'Islam la religione dello Stato e anche a volte della Sharia, la legge dello Stato. La religione è spesso lo sfondo dei conflitti nella zona, è strumentalizzata al servizio di ambizioni politiche imperialiste. Per tale ragione, molto importanti sul piano storico sono le ricerche di contatti per costruire un modello di società umana che sorpassi lo spirito del conflitto. Altre figure hanno illustrato tale impegno. San Francesco di Assisi ne è la figura tutelare. Al tempo delle crociate si recò presso il nemico il sultano Melk el Kamel, una follia, espressione della sua fedeltà assoluta al Vangelo. Tale spirito animò anche il catalano Ramon Luno, che nel 400 cercò una via d'incontro tra cristianesimo, ebraismo e islam. Lo stesso spirito ha sostenuto numerose personalità mediterranee, il re del Marocco Mohammed V, Giorgio La Pira, il santo sindaco di Firenze, il filosofo agnostico Albert Camus, avevano una visione del Mediterraneo come spazio del dialogo. Nell'Ottocento un modello fu offerto dall'emiro Abdelkader, che rifiutava la logica dell'odio per tirare fuori dalla sua fede islamica, nonostante la conquista francese della sua Algeria e il suo esilio, l'energia per tenere un discorso di pace e di compressione mutua. Più tardi, Charles de Foucault ha praticato l'apostolato della fraternità universale. A Firenze, al tempo della guerra fredda, Giorgio La Pira ha sviluppato il dialogo in tutte le direzioni, per, come lo diceva, abbattere i muri, aprire le finestre e lanciare dei buoni. Famosi sono stati i suoi dialoghi mediterranei con personalità così diverse
come Louis Massino, Jules Isaac, Moulay Hassan, Martin Buber, rappresentativi della diversità mediterranea sulla quale il patriarca di Costantinopoli, Atenagoras, insisteva anche lui per sottolineare la necessaria coesistenza multiculturale e multietnica. Giovanni Paolo II ha fatto di Assisi il 27 ottobre 86 l'asse di questo Mediterraneo portatore di pace e di rispetto delle alterità, di tutte le alterità, per pregare per la pace in un luogo segnato da Francesco. Il Colle di Assisi è ormai un riferimento per la pace. Lo spirito di Assisi nutre una visione nuova delle responsabilità delle religioni, particolarmente per il Mediterraneo. Un'altra dimensione sarebbe purtroppo da prendere in considerazione quando si vuole riflettere al Mediterraneo. Ho evocato molto rapidamente le crociate, ma bisognerebbe fermarsi sul peso della colonizzazione sui paesi della sponda meridionale. La colonizzazione dalla Francia, l'Italia, il Regno Unito aveva innanzitutto degli obiettivi economici, anche se l'aspetto religioso non era completamente assente. Ma le conquiste molto dure, violente, dell'Algeria, della Libia, e anche il loro accesso all'indipendenza dopo guerre di decolonizzazione. L'eredità coloniale, soprattutto la questione dei confini, può essere un motivo di conflitto molto più forte oggi. Pensiamo al conflitto del Sahara occidentale che oppone il Marocco e l'Algeria, che non ha ancora trovato oggi la sua soluzione. Allora è impossibile, penso, pensare al Mediterraneo con una sola visione parziale. Pensare al Mediterraneo significa pensare la differenza, la pluralità, l'alterità. La dimensione interculturale è una componente strutturale della regione. Bisogna osservare il fatto che se la sua configurazione geografica dovrebbe portare gli uomini a vivere in pace, il Mediterraneo, luogo di scambi, di commercio, ma anche di ambizioni territoriali da parte delle potenze, ritroviamo qui la questione coloniale, ha poco conosciuto la pace della sua storia. Ecco perché aprire un vero dialogo interculturale è necessario. Saranno possibili e soprattutto efficaci per giungere una pace durevole soltanto se si riesce ad allontanarsi dalle sue proprie incertitudini e di prendere in considerazione le caratteristiche del sud Mediterraneo. Qui il fondo della domanda, qui sta il fondo della domanda di Papa Francesco in questo discorso che ho già evocato all'inizio, pronunciato il 21 giugno a Napoli. Come alimentare una convivenza tollerante e pacifica che si traduca in fraternità autentica? Come far prevalere nelle nostre comunità l'accoglienza dell'altro e di chi è diverso da noi perché appartiene a una tradizione religiosa e culturale diversa dalla nostra? E quando i paesi dell'Europa sono riusciti ad unirsi e a vivere in pace da più di 70 anni, dopo secoli di conflitti armati, si può sperare
che il Mediterraneo diventi una zona di pace. Dal 1995 l'Unione Europea tenta di avvicinarsi con i suoi vicini del bacino mediterraneo e di avvicinarli tra di loro, dapprima col processo di Barcellona, primo tentativo per unire le due sponde, cito, in una zona di dialogo, di scambi e di cooperazione. I risultati sono stati deludenti, quasi nessun risultato. L'Unione per il Mediterraneo è stato rilanciato da Parigi nel luglio 2008 con l'idea che il Mediterraneo diventi un concetto politico dal punto di vista giuridico. L'ambizione ufficiale era alta: unificare politicamente lo spazio. Si trattava, con il partenariato EuroMed, di costruire uno spazio comune di pace, di solidarietà, di stabilità. L'obiettivo resta ancora molto lontano. Eppure resta un luogo di dialogo dove, al di là degli odi accumulati, tutti possono incontrarsi, dove delle cooperazioni economiche soprattutto si organizzano tra tutte le sponde. Forse mancava al progetto diplomatico una visione culturale forte. Come dice ancora Papa Francesco, dobbiamo convincerci. Si tratta di avviare processi, non di fare definizioni di spazi, occupare spazi, avviare processi. E lui sottolinea in tutti i suoi interventi, dopo Giovanni Paolo II, la responsabilità delle religioni e il suo mestiere, direi, da Papa. Giovanni Paolo ha già evocato lo spirito di Assisi. Il suo successore parla di una teologia dell'accoglienza e del dialogo per cercare una convivenza pacifica, dialogica, e parla di formare gli studenti al dialogo, e credo che siamo qui per questo. Gli Stati prendono coscienza poco a poco dell'importanza del patrimonio come fattore di unità fondamentale dell'umanità. Il patrimonio è uno strumento di sviluppo culturale al servizio di tutto. Il suo sviluppo si è fatto durante secoli, cumulando strati successivi, integrando apporti diversi, facendo vivere una miscela culturale che porta all'universale. Cittadinanza e patrimonio sono fortemente legati. Il patrimonio dà fierezza ai cittadini, una fierezza di appartenenza, fierezza di avere radici ancorate a volte profondo. Il patrimonio è portatore di valori, il senso della profondità storica, che siamo tutti eredi di un bene comune che bisogna trasmettere. Mi piace la parola inglese. Si dice il patrimonio, si dice in inglese heritage, che riassume tutto, la trasmissione, la condivisione, perché il patrimonio aiuta la comprensione delle diversità e delle differenze di cultura. Victor Hugo scrive nel suo grande romanzo dedicato a Notre-Dame de Paris, lo cito, che l'architettura è stata la grande scrittura del genere umano. Sappiamo che il patrimonio ha un ruolo notevole nei conflitti armati, come obiettivi di guerra. Sì, attaccare il nemico sul suo patrimonio per demoralizzarlo, quindi indebolirlo.
durante la prima guerra mondiale, il bombardamento della cattedrale di Reims, luogo memorabile della storia di Francia, l'incendio della biblioteca dell'Università di Lovaglio, nel Belgio, luogo memorabile della cultura belga, hanno avuto tale meta. Durante la guerra dell'ex Jugoslavia, erano mirati in priorità i simboli del nemico, cioè moschee e chiese storiche, ma anche monumenti legati alla vita quotidiana, come il famoso ponte di Mosta. I terroristi islamici di Daesh, come i talibani, si attaccano dappertutto dove sono al patrimonio venuto dal passato, che sia musulmano, cristiano, ebreo, buddista o dall'antichità romana. Al contrario, i patrimoni sono elementi potenti per sostenere la resilienza dei popoli feriti attraverso la loro ricostruzione. La zona mediterranea possiede più di 400 beni iscritti sulla lista del patrimonio mondiale dall'UNESCO, che presentano, come lo dice la Convenzione sul patrimonio mondiale del 72, del 1972, un valore universale eccezionale. Nel giugno scorso è stato organizzato a Marsiglia il Sommet des Deux Rives per rilanciare Euromed con una mobilitazione, questa volta non soltanto dei diplomatici, ma anche questa volta della società civile attraverso il patrimonio culturale. Si tratta di riunire 10 paesi, Francia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna e Algeria, Libia, Marocco, Mauritania, Tunisia. Tra i progetti concreti avviati c'è il progetto di COPAM, significa Conservatorio per il Patrimonio nel Mediterraneo. Questi 10 paesi possiedono 200 di beni iscritti dall'UNESCO, cioè quasi la metà dell'insieme mediterraneo. Bisogna sperare che questa volta tale progetto prenda vita e sia davvero realizzato. Il presidente francese Macron ha annunciato che per lui sarebbe ormai una priorità. In conclusione, vorrei ricordare questa parola del generale De Gaulle, che parla nelle sue memorie di guerra dell'Oriente complicato che bisogna affrontare, diceva, con un senso acuto del paradosso, con delle idee semplici. Questa espressione che riservava al Medio Oriente potrebbe applicarsi all'insieme del mondo mediterraneo, complesso per la sua natura, la sua storia tumultuosa, il rapporto conflittuale tra terra e mare, perché la culla è nello stesso tempo una zona privilegiata di espansione delle tre religioni monoteistiche, semplice nello stesso tempo con i suoi paesi, i suoi colori, le sue linee incrociate tra Atene, Roma e Gerusalemme, la città santa tre volte, con la loro vocazione all'universale. La humanitas mediterranea, con la sua cultura e umano, è stata e resta malgrado le vicissitudini di un modello per il mondo globale, ma anche, forse soprattutto, per il mondo arabo musulmano e il mondo europeo.
la strumentalizzazione delle religioni e delle culture al servizio della dominazione di ogni dominazione politica. Dal punto di vista politico generale, vorrei soltanto sottolineare il fatto che mi ha colpito molto cercare di discutere del Mediterraneo e di una serie di questioni, come dicevo, politiche, economiche, che riguardano appunto quest'area, facendo notare intorno a tre parole: direi, contro, diversità, disparità. Mi sono sembrate tre parole chiave in qualche modo per definire queste questioni, queste problematiche, incontro, quindi dialogo, quindi prospettive di relazione, e il mare da questo punto di vista è un principio del mare, voglio dire, per i mediterranei è il principio dell'incontro, quindi il Mediterraneo da questo punto di vista è continuamente richiamato, ma appunto il tema della diversità, con la diversità delle tradizioni culturali che esistono nel Mediterraneo, il tema della disparità, che è un tema di differenze economiche, di questioni economiche, ma anche di possibilità di scontro, dove lo scontro è anche un motivo di arricchimento proprio all'interno stesso della politica del Mediterraneo. E poi è veramente interessante anche quel riferimento al patrimonio culturale, ai simboli del nostro patrimonio culturale, la fisica all'interno, diciamo così, della politica comunista, che sono un altro elemento veramente di grande interesse. Per non dire poi del riferimento a Papa Francesco, che al di là del mondo a quale si appartiene, alla tradizione alla quale si appartiene, se è una tradizione cristiana, cattolica o laica, però in ogni caso ormai Papa Francesco, questo Papa, è diventato un punto di riferimento per queste questioni, per le questioni appunto legate alla cattolicità. Certo. Mi sembra questo anche un motivo di grande interesse, perché, ripeto, qualunque tradizione politico-culturale si possa appartenere, però Papa Francesco è veramente, da questo punto di vista, ormai un punto di riferimento. Quindi ringrazio molto il professore del suo intervento. Prima di passare la parola al professore Zanelli, ci ha raggiunto un altro amico del Maritano, il professore D'Andrea, che è anche era un docente del nostro Ateneo, che attualmente è assessore quindi assessore alla cultura del comune di Matera. Vorrei chiedere, se vuole, vice sindaco del comune di Matera, vorrei chiedere appunto di intervenire, scusa, non sapevo, assessore alla cultura, e quindi mi fa piacere se vuoi dire qualche parola o se vuoi stare qui con noi. Io no, volevo, noi poi ci vediamo come nella giornata in cui sono previsto in programma. Io volevo scusare l'assenza del sindaco, che non è riuscito a venire all'ultimo momento, ha detto se potevo passare un momento io, cosa che faccio molto volentieri, per porgervi il benvenuto a nome della città, esprimervi il mio compiacimento e il compiacimento dell'amministrazione per la continuità di questa iniziativa a cui noi attribuiamo molta importanza, sia per la composizione di promotori, sia per il significato notevole del tema in discussione, anche dal punto di vista dell'attualità politica e culturale di questa fase. Rivolgo un saluto cordiale ai relatori, i due presenti questa sera, che conosciamo da vecchia data. Sono particolarmente lieto che siamo loro ad aprire la serie dei nostri incontri. Un po' mi riuscirò a trattenere, poi devo andare a fare un'altra riunione operativa, però ci tenevo appunto a esprimervi questo saluto e questo compiacimento
le prossime giornate, questo proseguiranno all'università praticamente, poi ci vedremo lì, ma io intanto vorrò ascoltare anche il pezzo di relazione che riuscirò ad ascoltare, quella che ho trovato, la parte che ho ascoltato, di notevole interesse anche ai fini di una riflessione più ampia, che di solito in questa sede, anche nelle altre edizioni, si è potuta sviluppare con grande forza e con grande significato. Auguri buon lavoro. Io ringrazio il professore D'Andrea e adesso darei la parola al professore Stefano Zamelli. Il professore Zamelli insegna economia politica a Bologna e alla università che adesso è diventata il nome dell'università, ecco la John Hopkins University di Bologna. Il professore Zamelli è un importante professore di economia politica, ha lavorato su temi come l'economia civile, l'economia e la democrazia, sulle teorie economiche della cooperazione. Leggere il suo curriculum è chiaramente molto complesso e molto articolato, sono numerosissimi i contributi che ha scritto e che ci ha permesso di arricchire da tanti punti di vista. Io faccio con piacere di ricevere la parola. Grazie molte, sono molto lieto di essere con voi, quindi lasciate che esprima gratitudine all'amico Gennaro Curzio che mi ha esteso l'invito già qualche tempo fa e mi complimento sia con l'Istituto Jacques Maritain che con l'Università della Basilicata per aver voluto dedicare questa Summer School a un tema particolarmente caldo di questi tempi, e cioè dire la pace nel Mediterraneo. E ricordo, nella lingua inglese guerra si dice war, e la parola war deriva in inglese dal germanico wir, e nella lingua germanica wir vuol dire uno stato di disordine, uno stato di confusione. Questo è bello tener conto di questo, perché in effetti la guerra è l'evento che più di ogni altro genera disordine, e siccome la natura postula l'ordine, da qui si trae la conclusione che la guerra è in contro natura. Questo è bene che ce lo ricordiamo, perché ci sono invece autori e studiosi anche eminenti che pensano alla guerra, ricordiamo tutti la famosa frase di von Clausewitz, come un modo alternativo di fare politica. Bisogna contrastare questa concezione, perché da una concezione del genere poi derivano conseguenze perverse. Bisogna avere il coraggio di dire che la guerra è contro natura, perché la natura postula l'ordine e la guerra, come la parola virre ci indica, è invece il massimo del disordine costituito. Detto questo, nei minuti che ho a disposizione, cerco di sviluppare tre punti specifici tra loro collegati. Il primo ha a che vedere con una constatazione, e cioè che il Mediterraneo è oggi diventata l'area col più alto tasso di bellicosità a livello mondiale. In altre parole, il Mediterraneo è oggi il luogo dove è, in termini potenziali, e speriamo tutti che non si appollizzino questi, luogo dove i diversi tipi di conflitti di interesse, conflitti di etnico-religiosi e conflitti di genere maggiormente si manifestano. Voi sapete che i conflitti sono tipicamente di tre tipi: conflitto di interesse, e questo lo capiscono tutti, ma c'è appunto il conflitto di identità e ci sono i conflitti appunto di culturali, particolari, religiosi e così via. Ora, se facciamo caso, il Mediterraneo è l'area geografica dove queste tre tipologie di conflitto hanno la massima probabilità di degenerare, come in effetti stiamo osservando e vedendo. Perché questo succede? La ragione è ormai a tutti chiara: perché la geopolitica è, rispetto all'ultimo quarto di secolo, è cambiata radicalmente. Di questo non vogliamo tenerne conto noi europei, perché siamo testardi. E quindi quando si va contro la realtà poi si pagano le conseguenze, perché ancora
continuiamo a pensare alla guerra e alla pace con le vecchie categorie di pensiero, senza tener conto che la geopolitica ha radicalmente mutato il quadro. A che cosa faccio riferimento? Al fatto che le tre potenze, gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, hanno scelto il Mediterraneo come il luogo del loro confronto. Poiché non possono farsi la guerra fra di loro, perché ormai la guerra interstatale è abolita, ma questa era la vecchia guerra, uno Stato muoveva guerra ad altri Stati. Oggi non si fa più così come vediamo. Ma i paesi che svolgono una funzione egemonica tendono a scegliersi dei luoghi geografici e poi politici dove regolare i conflitti o gli interessi che li riguardano. Questo è il caso del Mediterraneo. Pensate a esempi recenti. La Turchia, che è membro della NATO, ha recentemente ospitato dei sistemi missilistici della Russia, che ovviamente non fa parte della NATO. Non c'è bisogno di essere esperti per capire il disordine che ne potrà derivare, perché d'ora in poi il comando della NATO non potrà dare più alla Turchia comunicare i segreti e le strategie, per ovvie ragioni la Turchia potrebbe passarli poi alla Russia. Ah, un altro esempio interessante: voi sapete che nel dopoguerra, per una decisione dell'allora generale De Gaulle, 15 paesi dell'Africa subsahariana adottarono come moneta di riferimento il franco francese. 3 settimane fa, 8 paesi di questi 15 hanno disdettato l'accordo con la Francia, non adotteranno più il franco francese come moneta di riferimento e cosa adotteranno? Il renminbi, cioè la moneta cinese. Quindi la Cina, con la sua strategia molto sottile, molto raffinata, è riuscita a strappare, diciamo così, in questo caso alla Francia, 8 paesi e dei 15. Probabilmente gli altri 7 faranno altrettanto nel prossimo futuro e così via. Quindi il primo punto di cui dobbiamo essere resi edotti è che oggi il Mediterraneo è stato, tra virgolette, scelto dalle tre grosse potenze come il luogo dove esercitare e mettere alla prova la pazienza reciproca e la forza relativa. Ovviamente nel dire questo, un punto, un esame di coscienza, noi europei ce lo dobbiamo fare. Perché la domanda è: come mai questo è potuto accadere? E qui non ho esitazione, senza tema di essere smentita, sono pronto ad accogliere qualsiasi critica sapendo di vincere, che la colpa è dell'Unione Europea. Perché l'Unione Europea finora ha sempre sottovalutato la questione della pace nel Mediterraneo. Pensate, l'Unione Europea, che esiste da tempo, non ha ancora una politica estera comune. Ogni paese ha la sua politica estera. L'Unione Europea non ha ancora una politica comune di difesa. Ogni paese ha il suo sistema di difesa. Questa è un'autentica vergogna e bisogna avere il coraggio di dirlo, soprattutto per chi si professa cristiano. C'è troppa ipocrisia a questo riguardo, perché la verità va detta anche se dà fastidio a qualcuno. E allora l'assenza di questa ha fatto sì che queste tre potenze, che sono ormai egemoni, cioè Stati Uniti, Russia e Cina, abbiano di fatto colmato un vuoto sul Mediterraneo che l'Unione Europea ha lasciato scoperto. Ecco allora perché, se vogliamo essere seri quando parliamo di pace del Mediterraneo, bisogna smetterla di parlare in termini vaghi, sentimentali, eccetera. Bisogna imparare a capire qual è l'origine e la natura del problema. E quindi, per concludere su questo primo punto, è evidente che i sovranismi e i nazionalismi, che purtroppo anche recentemente, come i dati elettorali ci hanno indicato, hanno preso nella Europa occidentale e centrale un sopravvento, non sono funzionali a questo. Perché dire sovranismo e dire nazionalismo è come parlare di due facce della stessa medaglia. Ed è chiaro che questa situazione non potrà che aggravare la situazione nel Mediterraneo per quanto riguarda la pace. Questo allora è il primo punto, da cui le conseguenze di cui ho detto. Se vogliamo essere seri, bisogna che qualcuno
intervenga o si intervenga più che qualcuno, la società civile organizzata intervenga per dire basta a questa situazione. Il secondo punto invece dei tre di cui ho detto è prendere mosse da una frase celebre che venne coniata nel 1967 dal Papa Paolo VI nella sua importantissima enciclica Populorum Progressio. Populorum Progressio esce nel 1967. In quella enciclica Paolo VI enuncia la frase che oggi è sulla bocca di tutti, ma vedo che pochi riescono a capirne il significato, e cioè lo sviluppo è il nuovo nome della pace. Quando venne fuori, nel 67, Paolo VI venne aspramente criticato, e Dio solo sa quanto soffrì Paolo VI, perché siccome era molto intelligente, più intelligente della media, voi sapete l'amicizia che legava Maritain a Paolo VI, eccetera, e Maritain gli diede un forte aiuto dal punto di vista del sostegno spirituale. Perché? Perché fino ad allora erano prevalenti le posizioni del cosiddetto pacifismo sentimentale, e cioè l'idea, peraltro era stata negata da Bonhoeffer durante la Seconda Guerra Mondiale, secondo cui per avere la pace bisogna eliminare tutte le armi, eccetera, che era un'aspirazione più legittima, che però ovviamente non poteva verificarsi. In quel contesto Paolo VI, intelligente com'era, e soprattutto per la carica che allora ricopriva, esce con la famosa frase: lo sviluppo, che vuol dire si vis pacem para civitate, non para bene, ma para civitate. In altre parole, se vogliamo la pace bisogna costruire la civitas. La civitas, voi sapete cos'era la civitas, la definizione ci viene da Cicerone 2000 anni fa, quando Cicerone distingue la civitas dalla urbs. E qual è la differenza? Che la civitas è la città delle anime, dice Cicerone, la urbs, da cui le parole urbe, urbano, è la città delle pietre. Quindi se vogliamo la pace dobbiamo costruire la civitas, la città delle anime. Il senso della metafora è chiaro e quindi non c'è bisogno che stia anche illustrato. Perché? Cosa è successo subito dopo? Ecco il punto. Che questa famosa frase di Paolo VI è stata fraintesa totalmente. Perché? E qui una grave responsabilità sarà la professione cui io stesso appartengo, cioè quella degli economisti. È accaduto che il concetto di sviluppo è stato declinato ed interpretato come crescita, crescita economica, di cui si parla. Mai errore più grande poteva essere fatto, e ne abbiamo pagato e ne stiamo pagando le conseguenze. Perché un conto è la crescita, altro conto è lo sviluppo. Paolo VI parla di sviluppo, non di crescita economica. Voi direte, qual è la differenza? È la differenza notevole. Voi sapete che nella lingua latina una S messa davanti ad una parola vuol dire negarla, l'opposto, come nella lingua greca una A messa davanti ad una parola vuol dire il contrario, asimmetria vuol dire non simmetria. E allora nella lingua latina S sviluppo vuol dire togliere il sviluppo, cioè negativo, che vuol dire che lo sviluppo è un concetto legato proprio filo al concetto di libertà, perché i sviluppi sono i lacci, i lacciuoli che ti impediscono di essere libero. Dunque ama lo sviluppo chi ama la libertà. Se uno non ama la libertà non ama lo sviluppo e non lo realizza. Voi sapete che lo sviluppo è una proprietà esclusiva degli esseri umani. Le piante, gli animali non si sviluppano ma crescono. Nessuno direbbe, piantando oggi un albero, dopo un anno, vedendolo cresciuto, si è sviluppato. Si dice è cresciuto. Ma ho un bambino che da un anno all'altro cambia le fattezze, si dice si è sviluppato. Allora, concretamente, questo cosa vuol dire? Che lo sviluppo umano integrale, e qui chiaramente Paolo VI e altri, anche Giovanni Paolo II,
traggono grandi impulsi e ispirazione da Jacques Maritain, l'umanesimo integrale, questo libro fondamentale di Jacques Maritain. Lo sviluppo possiede tre dimensioni. Una è la dimensione della crescita, perché la crescita ci vuole, non è un male. Crescita vuol dire la dimensione materiale, produrre più beni, più servizi, più questo, più quell'altro, e di per sé questo non è un male. Ma ci sono le altre due dimensioni. La seconda è la dimensione socio-relazionale e la terza è la dimensione spirituale. Allora, una strategia di sviluppo è tale, di autentico sviluppo, quando si riesce a tenere in mutuo bilanciamento, cioè equilibrio, le tre dimensioni. Perché le tre dimensioni sono tra loro in relazione moltiplicativa, non additiva. Ecco qual è l'errore che anche persone di scienza, professori universitari, continuano a fare, insegnando agli allievi le cose sbagliate. Perché non basta dire uno più l'altro, no? È uno moltiplicato l'altro, voi direte dov'è la differenza. In un'addizione, se anche un addendo viene annullato, l'addizione resta positiva, sì o no? Zero più un milione, quanto fa? Fa un milione. Ma in un prodotto, se anche un solo fattore viene annullato, l'intero prodotto è annullato, perché zero che moltiplica un milione fa zero. Qual è il senso della metafora aritmetica? Il senso è che le tre dimensioni, crescita, dimensione socio-relazionale, dimensione spirituale, devono procedere di pari passo, senza che l'una faccia agio sull'altra. Ebbene, nel caso del Mediterraneo è avvenuto esattamente il contrario. E qui noi abbiamo una grave responsabilità nel mondo occidentale, perché abbiamo impostato una politica non di sviluppo, ma di crescita dei paesi del bacino sud, del Mediterraneo, dell'Africa, degli Oriente, eccetera. Perché avendo confuso la crescita con lo sviluppo, cosa abbiamo detto? Facciamo aumentare il reddito, facciamo aumentare la ricchezza in questi paesi, e dopo saremo a posto, lo si dice ancora oggi a proposito dei flussi migratori. Solo delle persone incapaci e culturalmente insignificanti possono dire sciocchezze del genere. Perché la crescita è una delle tre dimensioni. In particolare, se non si aiutano questi paesi a realizzare quello che si chiama lo state building, cioè la costruzione dello Stato, non ci sarà niente da fare. È inutile aumentare i livelli di benessere materiale, di reddito, di ricchezza di queste popolazioni. Perché questo è chiaro che ci vuole, ma se contemporaneamente non aumenta la dimensione socio-relazionale, quello che si chiama in sociologia il capitale sociale, il social capital, è evidente che quei paesi possono anche migliorare la condizione di vita, ma le ragioni della pace non potranno mai essere soddisfatte. Questo è tutto. Questo voi lo vedete oggi soprattutto perché alcuni fenomeni recenti, pensate al fenomeno del land grabbing. Land grabbing, espressione inglese, che vuol dire accaparramento delle terre. Per aver impostato una strategia di crescita e non sviluppo, abbiamo fatto sì che oggi la Cina possiede un terzo di tutte le terre del subsahariano, con i contratti appunto di accaparramento delle terre, land grabbing, che funzionano così. La Cina, anche gli Stati Uniti, non solo la Cina, ma soprattutto la Cina, che ha bisogno di cereali, di riso per sfamare la propria popolazione e non potendo la Cina produrli in casa propria, stipula dei contratti con i governi di questi paesi della durata di 99 anni del seguente tipo: voi ci date la concessione di sfruttamento delle terre e noi vi paghiamo una royalty equivalente, però voi dovete lasciare a noi cinesi la possibilità di coltivare queste terre secondo le nostre modalità che fanno uso delle alte tecnologie. Quindi gli africani che fino a quel momento lavoravano le terre vengono espulsi ed è
essendo espulsi, vanno nelle città e poi dalle città vengono da noi. E noi, ipocriti, ci stracciamo le vesti dicendo ecco i flussi migratori. Ma chi li produce i flussi migratori? Perché non viene dichiarato in sede delle Nazioni Unite che i contratti di land grabbing sono contro i diritti umani fondamentali? Il Consiglio di sicurezza non ha accettato, ci fu una proposta, ma ovviamente gli interessi delle grandi potenze sono tali per cui, e anche su questo l'Europa è stata zitta, perché siccome l'Europa non esprime una politica estera comune, i singoli paesi non hanno quella forza di persuasione capace di modificare lo status quo e così via. Ecco, allora capite perché parlare di sviluppo, il nuovo nome della pace, vuol dire modificare il modo in cui fino ad ora è stata impostata la politica nell'area del Mediterraneo. Perché se noi non creiamo, ad esempio, le istituzioni statuali in questi paesi, è inutile aumentare, lo dico per l'ultima volta, il livello di vita materiale. Perché non dimenticate mai la legge fondamentale della scienza politica che dice due democrazie mai si fanno la guerra. Ed è vero. Voi provate a pensarci. La guerra può essere fatta da una democrazia e da una dittatura, o tra due dittature, ma voi non trovate mai due democrazie liberali che si fanno la guerra. Andate, andiamo a studiare la storia degli ultimi secoli e lo vediamo. Ecco allora perché se vogliamo la pace dobbiamo aiutare questi paesi nel processo di state building, cioè di costruzione di uno Stato democratico di tipo liberale. Perché se in questi paesi noi riuscissimo ad ottenere democrazie liberali, la pace sarebbe garantita. Perché due democrazie possono litigare, possono discutere fra di loro, ma mai farsi la guerra. Ecco quindi il secondo punto sul quale volevo richiamare la vostra attenzione. E per chiudere su questo, oggi sappiamo che lo stato di diffusa belligeranza è alimentato dall'assenza di riconoscimento. Ora, voi sapete Platone, che l'aveva imparato da Socrate, la parola timos. Timos in greco vuol dire riconoscimento. Ed è a Socrate e poi a Platone che abbiamo imparato che il bisogno fondamentale dell'essere umano è il bisogno del riconoscimento. Platone dice ancora più fondamentale del bisogno di mangiare. Cioè noi come esseri umani per vivere abbiamo bisogno di essere riconosciuti. A livello di elementare psicologia, i bambini appena nati hanno bisogno del papà e della mamma perché sono riconosciuti da loro. E infatti i bambini che vengono portati via dai genitori sappiamo come crescono, come finiscono. La stessa cosa vale in generale. Cioè ognuno di noi ha bisogno di essere riconosciuto, ma da chi? Da un altro volto, cioè da un altro io, da un altro tu che diventa il mio alter ego. E io a mia volta devo riconoscere gli altri. Quindi c'è una reciprocità nel mondo. Qual è però la novità di questi ultimi decenni? Che il timos, cioè il bisogno di riconoscimento, è declinato secondo due modalità, la isotimia e la megalotimia. Cosa vuol dire isotimia? È il bisogno di essere riconosciuti come uguali agli altri. Come uguali agli altri. Cos'è invece la megalotimia? È il bisogno di essere riconosciuti come superiori agli altri. Il razzismo è la forma più alta ed evidente di megalotimia. Oggi, ovviamente, le forme storiche tradizionali del razzismo non ci sono più, fortunatamente, però ci sono in altra forma. Quando sentiamo capi di Stato, di governo che dicono prima i nostri, poi gli altri, quella è una forma di megalotimia, perché equivale a dire che implicitamente c'è una sorta di ranking che dice prima ci sono questi, poi gli altri. Ma nel momento in cui io dico che vengo prima di te, io affermo che ho bisogno che tu riconosca di essere inferiore rispetto a me. Ebbene, la megalotimia è tipica di questi ultimi 25-30 anni.
ed è entrata nella cultura. Io non mi sarei mai aspettato che anche nella nostra cultura europea, perché non viene la megalotibia dall'Europa, viene da fuori. Io mi aspettavo, invece purtroppo devo prendere atto che anche noi europei, che abbiamo le radici, che sappiamo bene, siamo andati vittime a rimorchio di questa tendenza. Ed è chiaro che quando certe popolazioni osservano questo, la guerra diventa una risposta ovviamente irrazionale a questo stato di cose. E così. Passo al terzo punto, ed è legato ad un'altra circostanza, quella che riguarda i cosiddetti robot killer. Ecco, questo è un punto che io non riesco a capire, perché gli intellettuali di oggi non riescono a capire questo punto. Volete che fare? Pazienza. Dobbiamo batterci il petto e ammettere la mano. Perché? Perché viviamo oggi nell'epoca della quarta rivoluzione industriale. La quarta rivoluzione industriale comincia nel 2001. Voi direte perché? Perché è nel 2001 che Apple introduce nel mercato iPad e poi di lì tutte le altre tecniche legate alla digitalizzazione e così, in particolare l'intelligenza artificiale. Ora, è evidente che queste novità, il machine learning, l'intelligenza artificiale, il digitale, eccetera, è evidente che hanno riguardato anche, non potevano non riguardare anche la cosiddetta industria bellica, in particolare i cosiddetti robot killer. Killer vuol dire quelli che uccidono. Ora, voi dovete sapere che la Fondazione per gli Studi della Pace di Stoccolma recentemente ha censito 381 sistemi militari automatici. 300 già esistenti. E qual è l'obiettivo che non viene dichiarato? Quello di far fare la guerra ai robot. Cioè dire robot dotati di intelligenza artificiale e programmati per svolgere un'attività bellica. Ora, c'è una narrativa politica che cerca di vendere questa novità come un avanzamento, come qualcosa di positivo, perché si dice facciamo fare la guerra ai robot e così salviamo la vita dei militari, dei soldati. Andiamo in campo di battaglia. Questa è una narrativa politica che viene usata, possiamo facilmente capire, perché è imposta ai leader, alla leadership politica, dall'apparato bellico, che è un'industria tra le più fiorenti e che fa profitti, è meglio non dire quanti, per non spaventare nessuno, eccetera. Perché invece non è così? E quindi perché occorre battersi perché questo non avvenga? Ed è possibile farlo. Per tre ragioni fondamentali. La prima è che i robot killer, cioè questi sistemi bellici automatici, non possono rispettare i principi del diritto internazionale umanitario. E perché non possono? Perché questi robot non hanno la capacità sensoriale per distinguere, ad esempio, tra un combattente e un civile. Quindi una volta immessi nel campo di battaglia, questi uccidono chiunque, senza capacità di distinzione tra una tipologia e l'altra. Ma soprattutto perché, ad esempio, non riescono a distinguere se uno è ferito oppure vuole arrendersi e così via. La seconda ragione è che l'intelligenza artificiale incorporata in questi sistemi non è in grado di rispettare il principio di proporzionalità. Voi sapete che il principio di proporzionalità dice che l'attacco deve essere proporzionale, cioè la difesa deve essere proporzionale all'attacco. Cioè sarebbe come dire, se uno mi dà uno scapaccione, io non posso rispondergli sparando. Il giudice direbbe non hai rispettato, la stessa cosa vale in questo ambito. Ed è chiaro che l'intelligenza artificiale non è in grado di rispettare il principio di proporzionalità, che vuol dire che una volta programmati questi strumenti di morte potrebbero cancellare intere città, intere comunità senza distinzione alcuna e così via. La terza ragione è che le macchine letali non possono essere testate in maniera adeguata.
Cosa vuol dire questo? Vuol dire, voi sapete che una distinzione molto importante da tenere conto è quella tra futuro e avvenire. Voi provate a chiedere che differenza c'è, no, ma qualcuno vi dirà più o meno la stessa cosa, ma neanche per sogno. Una cosa è il futuro, un'altra cosa è l'avvenire. E qual è la differenza? Che il futuro è programmabile, si può programmare e si può prevedere e si può programmare. Quello che io faccio oggi ha delle conseguenze che si ripercuotono sul futuro più o meno lontano. L'avvenire invece, per definizione, non può essere né programmato, tantomeno previsto. Allora è evidente che l'intelligenza artificiale applicata agli strumenti di guerra non potrà mai, di fronte ad un evento che emerge, come dicono i filosofi della scienza, sapendo che non sono i fenomeni emergenti, quelli che non potevano essere previsti, perché sono frutti dell'evoluzione. È chiaro che potrebbe determinare esiti veramente pericolosi. Ecco perché ci vuole, per far fronte agli eventi dell'avvenire, non più l'intelligenza. L'intelligenza serve per il futuro, ma per l'avvenire ci vuole la gnome, o se volete la phronesis, come la chiamavano i greci. La gnome è quella particolare virtù che è una compagna, una sottovirtù della phronesis. Phronesis noi diciamo saggezza, e la saggezza non ha nulla a che vedere con l'intelligenza. Quante persone intelligenti voi conoscete che non sono saggi? Perché l'intelligenza è una cosa, la saggezza è altra. Ecco allora perché non possiamo affidarci a questo. E anche su questo è evidente che nelle sedi appropriate non vengono avanzate proposte. O meglio, timidamente, l'Unione Europea nell'aprile scorso ha approvato un codice etico anche su questo punto. Ma gli Stati Uniti, la Cina e la Russia non l'hanno sottoscritto. Hanno detto, a noi non interessa niente. Voi europei andate avanti per conto vostro, tanto fra un po' vi domineremo, cioè sarà una nuova Yalta che ci spartiranno, metteranno uno contro l'altro e così. E questo è un affare serio, perché di queste cose bisogna cominciare a parlare. Perché è evidente che bisogna arrivare in sede di Nazioni Unite a far sì che venga, come nell'immediato dopoguerra venne dichiarata la Dichiarazione Universale dei Diritti, no? Hanno un tazzo, un tambis, bisogna fare oggi qualcosa del genere su questo. Sto finendo il mio tempo e quindi devo andare alla conclusione. Qual è il senso di questi tre punti di cui ho fatto brevemente parola? Quello di aiutarci a comprendere che è giunto il tempo di recuperare il secondo concetto di responsabilità che, per ragioni varie che non sto a richiamare, era stato totalmente abbandonato. E mi spiego. Voi sapete che la parola responsabilità ha in latino due radici, respondeo e respondus. Respondeo vuol dire rispondere. Ed è il concetto di responsabilità che esiste da tempo e che è quello particolarmente favorito dai giuristi e dai giudici. Cosa vuol dire? È la responsabilità come imputabilità. Come imputabilità. Cioè dire, io compio un'azione, da questa azione derivano certe conseguenze, io rispondo delle conseguenze delle mie azioni. Perché io sono imputabile e quindi si va alla ricerca della causa causante quella determinata azione. Ora, questo ovviamente ha senso e continuerà. Bisogna che però si dica, sarebbe bene che il Maritain cominciasse a far battaglia culturale su questo, che questo non basta più. Bisogna recuperare l'altro concetto di responsabilità. Respondus in latino vuol dire il peso delle cose. Cioè, questo secondo concetto più forte di responsabilità lega la responsabilità al prendersi cura. La responsabilità come prendersi cura. Lorenzo Milani, nella sua scuola di Barbiana, cosa aveva scritto? I care. E I care in inglese vuol dire mi prendo cura. Quello che lui ha fatto non l'ha fatto perché qualcuno l'aveva obbligato a farlo.
lui non era obbligato allora nella Toscana, nella Firenze dell'epoca degli anni 50-60 a raccogliere i bambini sbandati in questo luogo e insegnare loro, ma si è fatto carico del peso delle cose. Ora, questo secondo concetto di responsabilità che in campo filosofico è stato portato avanti da Jonas e da tanti altri che adesso non sto a citare, tanti filosofi, trova applicazione esattamente in un ambito come quello della pace e della morte. In altre parole, io sono responsabile non tanto per quel che faccio, ma per quel che non faccio, pur potendolo fare. Ho trovato recentemente, in occasione del mio ultimo libro, su questi temi, un brano di Chesterton. Chesterton è un autore inglese molto famoso. Era anglicano, poi si converte al cattolicesimo, eccetera. Uno dei suoi libri, scritto nel periodo tra le due guerre, ha per titolo Il club dei mestieri strani. In questo libro lui racconta la vicenda di Basil Grant. Basil Grant era un giudice inglese che ad un certo punto viene licenziato dall'ordine giudiziario. Perché? Perché questo giudice non giudicava e non condannava quelli che commettevano reati, che rubavano, che spaccavano, dando le botte a un altro, no. Giudicava e condannava quelli che, attenzione, erano egoisti, non si prendevano cura degli altri e che disprezzavano gli altri. E quindi l'ordine giudiziario l'aveva licenziato. E Chesterton, questo è il libro degli anni 30, ha giocato tantissimo. Ovviamente è un racconto romanzato, dovete capire, però il messaggio è chiaro. Oggi la responsabilità più grande sono per quel che non si fa, perché gli atti omissivi sono molto più gravi degli atti commissivi. Eppure noi, che siamo degli ipocriti, continuiamo a basare il nostro giudizio sulle cose che si fanno, anziché su quello che non si fa pur potendolo fare. Ecco allora, se veramente si vuole prendere in considerazione il tema della pace in generale e in particolare nel Mediterraneo, bisogna che nei nostri ambienti di vita, a seconda di quelli quali che essi siano, cominciamo a declinare questa nozione più forte della responsabilità. La responsabilità come prendersi cura. E perché quando uno agisce, voi sapete, quando si fanno le cose, sempre si sbaglia. E per non allora io non sbagliare, non devo fare le cose. Questo è il massimo dei reati che dovrebbero essere. Io mi auguro e mi aspetto che nel giro di poco, non molto, i giuristi cambino la loro mentalità. Perché quando parlo in questi termini con i giuristi, loro ti bloccano. Allora, dopo in questi casi, ti dicono, sai, io passo all'offesa e dico, sei un ipocrita. Perché per andare a pizzicare, chi l'aveva anticipato questo, tanto tempo fa, era stato Giacinto Dragonetti di Napoli, che diventerà poi presidente del Tribunale del Regno delle Due Sicilie a Palermo. In un libro del 1766, intitolato Delle virtù e dei premi, Giacinto Dragonetti, in una forma diversa, diceva questo. 1760. Voi dovete sapere che il libro di Dragonetti, di lì a poco, venne tradotto in tre lingue, inglese, francese e russo. E se andate a prendere la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti del 1776 in Filadelfia, in quella dichiarazione viene citato Dragonetti. E lì i padri dicono, dobbiamo prendere esempio da Dragonetti. Noi in Italia l'abbiamo mandato al macero. Tant'è vero che se voi non credete a me, fate domanda ai professori di diritto, eccetera. Dice, sapete chi è Dragonetti? Nessuno lo sa. Tutti sanno Beccaria. Ma Beccaria, due anni prima a Milano, aveva pubblicato dei delitti e delle pene. Guardate i titoli, delitti e pene, delle virtù e dei premi. Cioè, Dragonetti aveva già capito la nozione forte di responsabilità, come prendersi. E io mi prendo cura se metto in atto delle virtù, perché la virtù è più contagiosa del vizio. Invece Beccaria, che era calvinista, come impostazione, ovviamente dice l'ordine giudiziario deve pizzicare i delinquenti, eccetera. Dico, pizzichi i delinquenti, quelli si riprodurranno sempre di più, andranno a finire tutti nelle carceri e le carceri a un certo punto
l'avete capito già l'implicazione. Ecco, quindi chiudo con questa frase che è di Gustav Mahler. Gustav Mahler ha una bella frase che dice: la tradizione è la salvaguardia del fuoco, non la conservazione delle ceneri. Ecco, direi quello che noi abbiamo imparato, almeno io ho imparato da Maritain, da quando ho cominciato da giovane a studiarlo con grande attenzione, è esattamente questo. Cioè, difendere la tradizione non vuol dire conservare le ceneri, ma bisogna salvaguardare le ceneri. E in questo momento storico, questo fuoco è rappresentato dall'istanza della pace in un'area particolarmente critica come quella del Mediterraneo. Grazie. Io ringrazio molto il professore Zanagni per questa relazione veramente ricca di spunti e molto suggestiva, che mi ha impressionato notevolmente, penso che sia un giudizio condizionale. E sviluppo, riconoscimento, responsabilità. Anche in questo caso forse potremmo in qualche modo indicare tre parole chiave di questa relazione che mi ha impressionato sin dall'apertura. I riferimenti che il professore ha fatto al termine inglese, guerra, e alla sua, diciamo, traduzione tedesca, perché mi ha fatto venire in mente immediatamente i pensieri sulla guerra e il dibattito che durante la prima guerra mondiale c'è stato nella distinzione tra progresso e sviluppo. Perché è un dibattito importante che si è sviluppato tra molti autori della tradizione tedesca, e penso ad autori come Treves, e alla contrapposizione con il pensiero francese e con il pensiero, diciamo, europeo, dell'Europa occidentale, che la Germania non si riconoscerà, proprio su questo tema della contrapposizione tra civilizzazione e cultura, e che è in qualche modo è un qualche cosa su cui si è costruita la nostra identità europea, perché è una contrapposizione che in qualche modo è stata all'origine di questo dibattito e che ha animato fortemente questo dibattito. E alcune, diciamo, il tema generale della relazione del professore Zanagni su questa idea dello sviluppo, che non è soltanto accrescimento, che non è soltanto, potremmo dire, quindi civilizzazione, ma che richiamo alla formazione, alla bildung, a quegli elementi di spiritualità e di cultura che sono essenziali allo sviluppo, modifica la declinazione dell'idea dello sviluppo dall'idea del progresso. E quindi ci porta ad un tema, che è la distinzione tra progresso e sviluppo, che è un tema di grande rilievo, culturale, di grande rilievo filosofico, perché ha caratterizzato gran parte del dibattito proprio nella distinzione con l'idea di progresso di un'idea illuministica, e tutta una serie di elementi che mi sembra qui soltanto il caso di brevemente accennare, perché la discussione veramente sarebbe complessa e molto interessante, così come quanto ci ha detto del tema del riconoscimento e il tema della responsabilità. Il tema della responsabilità, il professore ha richiamato Jonas, ma così come lo ha declinato, è veramente un tema molto importante e molto suggestivo. L'unico tema, mi permetta di dire, sul quale forse dissento, non sono pienamente d'accordo, che quando lei ha parlato del riconoscimento come uguaglianza agli altri o come superiorità rispetto agli altri, ha detto che questo tema della superiorità rispetto agli altri non è un tema conosciuto dalla tradizione europea. Su questo forse è conosciuto, ma non era così manifestato come si è realizzato nel... il sovranismo, no, perché lo dicevo così anche un po' scherzosamente, perché ci siamo conosciuti intorno a Vico, il tema della boria dei popoli, della boria delle nazioni, è un tema che chiamo proprio in relazione a questa superiorità che Vico pensa proprio in relazione nella relazione della superiorità delle altre culture, dei popoli, che appunto è un tema su cui appunto Vico sviluppa il suo discorso. Ma era soltanto una suggestione, così, perché questa è soltanto per l'apprezzamento di queste relazioni che sono così importanti, così interessanti, che spero che veramente ci sia la possibilità di raccogliere e di pubblicare in qualche modo, come l'Istituto Maritain fa anche per altre iniziative. Vorrei lasciare la parola ai giovani e più giovani che partecipano al nostro corso, quindi se c'è qualcuno che ha interesse a intervenire, c'è dopo la parola. Prego.
Una domanda al professore. Gli altri sentono, non vuoi venire qua? Ah, no, qui a parlare. Chi può parlare al microfono? Tieni, può sapere questo onore, certo. No, perché l'aula è molto grande. Poi peraltro la domanda è rivolta al professor Zanaini, quindi mi dispiace se lo sorgo un po' da qui. Comunque, mi trovo completamente d'accordo su sostanzialmente tutto quello che ha detto, però mi piacerebbe approfondire la questione della differenza tra pace come sviluppo e pace sentimentale, perché giustamente il professor Zanaini ha affermato più volte come la pace sentimentale non sia un indirizzo che porti effettivamente a una conclusione concreta. E visto che ha citato più volte termini inglesi, vorrei citare anche un termine inglese che è appeasement, che è un termine che a citare che diciamo è caratteristico della politica inglese prima della seconda guerra mondiale, che è una politica molto lasciva nei confronti dei paesi che invece erano molto aggressivi nella politica estera, ad esempio la Germania, che è una politica che diceva lasciamo di fare quello che vogliono, l'importante è che non scoppia la guerra. È un po' emblematica di questa pace sentimentale che poi alla fine non è che porta a Monaco. Sì, esatto, esattamente la conferenza di Monaco dove dicono fate quello che volete con Cecoslovacchia e Austria. E volevo sapere proprio lo sviluppo di questo. Chiamo di nome? Francesco Azzurra. Francesco. Vogliamo raccogliere prima qualche altro intervento? Sì, vogliamo, d'accordo. Sì, d'accordo. Allora, se c'è qualche altro intervento, Paolo. Grazie, non ringrazio a tutti e due i relatori. Vorrei fare una domanda a tutti e due. Quali sono, penso che per avviare alcun dialogo, se devono esserci dei fondamenti, anzi non dei fondamenti, più che altro dei presupposti. Per avviare questo dialogo ci sono dei... Il dialogo fra, per esempio, questa pace sul Mediterraneo, no? Io non vedo questi presupposti. O sea, si parla, si vuole creare un dialogo, ma non penso che, per esempio, anche tra le tre religioni ci siano dei presupposti che dobbiamo tenere in conto. Io non, veramente non immaginavo che la pace fosse così difficile finché non ho vissuto con una irachena. E poi addirittura una sola, no? Una irachena che ha il suo modo di opporsi, la sua cultura, la sua civiltà, però non riusciamo a dialogare. Perché? Perché ho capito che manca dei presupposti da tutte e due le parti. È una suora quella? Sì, una suora cattolica? Sì, sì. E non riesce a dialogare con una suora cattolica? È molto difficile il dialogo, ecco perché. È difficile. Forse, perché no? C'è qualcun altro che vuole intervenire? Però anche i non giovani possono arrivare, sì, lei ha detto prima, ecco, da ieri. Prego, prego. Perché qua non si discrimina nessuno. No, no, no. Prego. Ma com'è che è così difficile? Ecco, voi fate i muri, eh? Voi siete come Trump. Sono Tessin. Tessin, sì. Io volevo parlare in italiano, ma preferisco anche inglese. I would like to ask you a question about the fact that how do you think can dialogue be possible with the hardliners on both the sides, the right extreme and the left extreme? Where are you from? I'm from Pakistan. We're from Pakistan. Thank you. Okay, say it again, formulate a bit better. How is it possible that dialogue between either sides, the extreme right and the extreme left? In political sense? In political sense, thank you. Thank you to you. Va bene, io direi
che possiamo cominciare a dare qualche risposta, poi se ci sono altre domande. Prego, non c'è niente. Prego. No, prego, Stefano. Però è una questione. Allora, grazie Francesco. Tu mi chiedi le due forme di pacifismo, quello che appunto viene chiamato pacifismo sentimentale e quello che viene chiamato invece istituzionale. Sono tutte e due forme di pacifismo, dov'è la differenza? Che il pacifismo istituzionale che afferma che la pace è possibile, quindi non è un evento e non uno stato di cose, come invece Machiavelli diceva, ad esempio. Però la pace va costruita, cioè la pace non è qualcosa che spontaneamente emerge. E per costruire la pace bisogna costruire istituzioni di pace. Il pacifista, invece romantico, sentimentale, come qualcuno lo chiama, ritiene che sia sufficiente fare un appello alle coscienze individuali. Cioè, se ognuno modifica la propria coscienza nella direzione di coltivare la pace viene. Qui è questione di scelta. Io ho citato Bonhoeffer perché lui nel famoso discorso a Faroe in Svezia dell'inizio degli anni 30 era a favore del pacifismo sentimentale. Voi andate a leggere il suo discorso, che è bellissimo. Quando poi ha visto che in Germania è nato il nazismo, lui con grande onestà, questo è ammirevole, ha detto: ho sbagliato. Tant'è vero che lui prese parte al complotto che doveva uccidere Hitler. Lui, pacifista sentimentale, ha preso le armi. Ovviamente non ci sono riusciti e, come voi sapete, Hitler lo fece subito, lo passò per le armi, lo fece subito uccidere e così via. Questo è importantissimo, questo esempio storico. Un pacifista, perché? Perché qui entriamo dopo in un altro ambito, che è un ambito teologico, se vuoi, di teologia della storia. Io non so se tu hai mai sentito parlare del concetto di strutture di peccato. Il concetto di strutture di peccato l'ha introdotto per la prima volta Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II, nella Sollecitudo Rei Socialis, che lui pubblica 20 anni dopo quella di Paolo VI. E Giovanni Paolo II dice: attenzione, che se anche le coscienze sono a posto, non è detto che la pace di peccato, perché ci sono alcune strutture, cosa sarebbero le strutture del peccato? Le istituzioni perverse che obbligano i buoni a diventare cattivi. E ci sono, abbiamo visto in questa crisi finanziaria del 2008, una crisi terribile, in cui chi lavorava nella finanza delle banche, pur avendo le idee chiare e la coscienza a posto, è stato costretto a fare delle porcherie. Perché la struttura, in quel caso la banca, lo obbligava a fare delle cose. Ecco allora il punto. Non basta convertire il cuore, bisogna anche convertire le istituzioni. Ecco perché la democrazia è importante. Perché la democrazia è, ho detto prima, un meccanismo di garanzia della pace. E infatti due democrazie non si faranno mai la guerra. Mai. Tu guarda la storia. Sempre stata una democrazia contro una dittatura contro la dittatura e così via. Quindi questo io volevo significare. E io sono, mi riconosco questo. Se tu leggi L'uomo e lo Stato di Maritain, questo libro, lui in una forma diversa dice le stesse cose. Perché capisci, altrimenti si finisce tutto così, a tarallucci e vino, ci dice da noi. Ah, dice facciamo i buoni, facciamo i bravi e le cose andranno bene. No, no. Chi non studia economia non le capisce queste cose, perché bisogna studiare l'economia, perché l'economia è la scienza che ti fa capire come funziona una società, perché tu se hai un mercato che funziona con delle regole sbagliate, anche se tu sei buono in quel mercato, tu produci male, è l'eterogenesi dei fini, come la chiamiamo. Quindi questo è. Adesso tocca a te.
credo che potrei dire qualche cosa a proposito delle due domande sul pacifismo e sul presupposto per il dialogo. Il pacifismo sentimentale, sì, è una bella cosa, una bella idea, ma la storia dimostra che di tanto in tanto il pacifismo è bocciato, completamente distrutto dallo spirito di guerra. Uno spirito di guerra voluto, confermato, come dire, incoraggiato anche da volontà imperialiste, di conquiste, di dominio, eccetera. E in questo senso il pacifismo può essere bello. Pensiamo per esempio a ciò che è successo dopo la prima guerra mondiale. Nel 1919 tanti in Europa e negli Stati Uniti, pensiamo al presidente degli Stati Uniti per esempio, che volevano costruire una pace. E qui con i famosi 14 punti del presidente Wilson sono pieni di buoni sentimenti, di buoni sentimenti. Eppure tutto questo è stato distrutto dall'arrivo al potere di Hitler, evidentemente con altri eventi come la crisi economica, eccetera. La storia è sempre molto complessa. Ma vorrei fare un paragone tra questo pacifismo sentimentale del 1919 e quello istituzionale portato dopo la Seconda Guerra Mondiale. È molto interessante fare il paragone tra i due dopoguerra. Molto interessante perché portati dalla resistenza, dallo spirito della resistenza, dalle riflessioni durante la resistenza, anche nei campi di concentramento. Non dimenticare, per esempio, che uno dei testi più importanti per la ricostruzione dell'Europa è stato fatto in prigione, nella prigione di Ventotene, in Italia. Ecco, e quindi dopo la guerra alcuni uomini di Stato hanno pensato il pacifismo, cioè la pace, non il pacifismo, ma la costruzione della pace, sulla base di istituzioni nuove e di istituzioni che non siano più dei trattati di pace, semplicemente dei trattati di pace, perché abbiamo imparato dopo la Seconda Guerra Mondiale che un trattato si lacera molto facilmente. Invece hanno voluto costruire le prime istituzioni europee per creare un vero destino comune tra gli ex belligeranti, per impedire ogni ritorno a uno spirito di guerra. E qui credo che le istituzioni, e penso in particolare alla CECA, la prima comunità europea, la comunità europea del carbone e dell'acciaio, due prodotti scelti precisamente perché prodotti di base di ogni guerra a quel momento. Ecco, quindi vedete quanto lo spirito di Wilson, bello, generoso, eccetera, e la concretezza delle istituzioni volute da Robert Schuman, Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi.
E su questo passo alla questione sui presupposti. Vediamo così quanto la volontà, credo che tra i presupposti, probabilmente forse ci sono altri, c'è la volontà politica. E questa storia dell'unità europea del secondo dopoguerra dimostra quanto gli uomini a un certo momento della storia sono stati capaci, uomini che avevano una visione della, non mi ricordo se bisogna dire avvenire o futuro, forse tutti e due hanno avuto, voglio dire che due uomini di Stato che non guardavano i sondaggi. Immagini il senso di un sondaggio in Francia, per esempio, per dire nel 46, volete la ricongiunazione con i tedeschi? No, per fortuna non abbiamo avuto tale sondaggio. E per fortuna abbiamo avuto i nostri tre paesi, Germania, Italia, Francia, degli uomini di Stato, con una volontà politica di dire ormai no, rifiutare questo passato di guerra che ci ha lacerati durante secoli. Credo che qui c'è davvero una volontà politica. E la costruzione europea, che è unica nella storia dell'umanità, un'esperienza unica nella storia dell'umanità, quando dei popoli lacerati da secoli di guerre dicono ormai facciamo la pace, non soltanto la pace, ma la riconciliazione, la fraternità, e direi forse la parola più importante, l'amicizia, costruire l'amicizia nella fiducia. Immagini che oggi nessun giovane francese, italiano, belga, tedesco, spagnolo potrebbe pensare che un giorno la guerra potrebbe tornare tra di noi. La mia generazione è cresciuta, per esempio, direi un'ultima parola, c'è la mia generazione è cresciuta anche ancora nell'odio dei tedeschi, con la presenza dei reduci della prima guerra mondiale, con quelli dei campi di concentramento. Una parola è completamente sparita, non so se era usata in Italia. Si diceva in Francia dei tedeschi i Bosch, non so cosa significa esattamente, una parolaccia per parlare dei tedeschi. È una parola che io ho sentito da bambino, da giovane, o da adesso è completamente sparita. Ho fatto un giorno un'esperienza con i miei studenti, non conoscevano questa parola. E questa è la volontà, una volontà non soltanto di dialogo, ma anche di amicizia e di fraternità. Questo mi sembra un presupposto, forse potrei darmi un'altra parola, la conoscenza dell'altro, la conoscenza, ciò che diceva, non ho citato perché non avevo troppo il tempo, il suo discorso di Napoli di Francesco, di Papa Francesco, dice che bisogna sviluppare la teologia della conoscenza dell'altro, non del dialogo, ma nella conoscenza della. C'è un'altra domanda. Magari posso aggiungere una chiosa a quanto Paola, io sono d'accordo con quanto ci ha detto adesso Jean-Dominique e Terzini. Vedi Paola, la parola dialogo è una di quelle oggi più abusate, perché si confonde il dialogo con la conversazione. Ora, dialogo è una parola greca, dia logos. Logos vuol dire il pensiero,
Dia vuol dire in greco attraverso, che vuol dire il mio pensiero che attraversa il tuo e reciprocamente. Quindi la prima cosa, quello che tu chiami presupposto, è di spiegare all'altro il significato di dialogo. Se l'altro non lo accetta, allora basta, non si può dialogare, si può fare una conversazione. Quando si va al bar e si parla di più del meno, non c'è bisogno. Secondo, bisogna. Il secondo presupposto è la conoscenza reciproca, come ha detto adesso Giacomo. Cioè, se io voglio dialogare con te, io devo conoscere la tua matrice culturale, almeno negli elementi essenziali, e tu devi conoscere la mia. Questo è tutto. Cioè, io ho fatto tante esperienze, io vivo a Bologna, noi siamo abbastanza avanti con i musulmani, ad esempio, che c'è una comunità musulmana. All'inizio le difficoltà era questa, che io dicevo al mio interlocutore musulmano, che è molto intelligente, gli dicevo, io mi sono sforzato di leggere il Corano, di leggere la letteratura coranica, eccetera. Tu hai mai letto il Vangelo? E le prime volte mi diceva, ma io non ho bisogno di leggere le tue cose perché il Corano dice la verità, e quindi dico, allora non possiamo dialogare. Perché io mi sforzo per capire te e tu non ti sforzi di capire me? Questo bisogna dirlo subito. Adesso le cose sono cambiate, perché qui il capo della comunità invece, stiamo dialogando molto bene, perché lui si è messo a studiare il cristianesimo e io devo studiare l'Islam. Non solo io, ma anche altri e così via. Il secondo presupposto è che bisogna accordarsi sui criteri di valutazione. E questo è un modo oggettivo, cioè quali sono i criteri sulla base dei quali valutiamo se una certa proposta o un certo discorso è accettabile o meno. D'accordo? Infine, il terzo è il conseguenzialismo morale, si chiama così in filosofia. Conseguenzialismo morale vuol dire che io accetto che tu parta dai tuoi principi, io perché li rispetto. Poi, attraverso il ragionamento, se dai tuoi principi derivano delle conseguenze, ecco la parola conseguenza, delle conseguenze che contraddicono i criteri di valutazione, tu devi ammettere che sei caduto in contraddizione pragmatica. E a quel punto devi alzare le braccia. Lo devi dire prima. In altre parole, se io ad esempio parto dal mio principio, secondo cui la donna è inferiore all'uomo, e io, non è il mio, ma è il tuo, va bene. Allora, andiamo avanti a ragionare. Vediamo quali conseguenze derivano. Se arriviamo al punto in cui la conseguenza di arrivo di questo principio è tale da produrre dei risultati che contraddicono i criteri di valutazione, ad esempio quello del progresso, tu devi ammettere che quel principio è sbagliato. No, adesso io ho semplificato, però se si segue questo non ci sono difficoltà, perché l'alternativa è questa, e se ti trovi uno che è un po' stupido, che non sa, che non è abituato al ragionamento, ma le persone che sono abituate al ragionamento con queste impostazioni, perché io non ti impongo te i miei principi e tu non imporre, però andiamo avanti a vedere quello che ne deriva, e alla fine quasi sempre si trova la convergenza. Ad esempio, in ambito economico, questo è molto bello. Ad esempio, la Sharia, tu sai cos'è la Sharia, no? Sharia. Ad esempio, quella vieta la concessione del prestito ad interesse. No? E questo, quando si parla, ad esempio, della recente crisi finanziaria, ha avuto un impatto notevole. Perché su questo punto ha ragione più i musulmani di noi. Capito? Ma questo non perché io parta da lì, ma perché io faccio vedere che la crisi finanziaria dovuta alla speculazione ha prodotto dei risultati negativi. Lo vediamo. Ecco, questo è solo un esempio di contatto. C'è un'ultimissima domanda, se permettete la raccogliamo, no? Sì, sì, come se è rapida, anche a me, noi siamo per lavorare tanto. Tu non sei per la mia.
quel viaggio, no? Viaggio? Buonasera a tutti, grazie soprattutto a voi, professor Tamagno, ci tengo a precisare che mi è piaciuta tantissimo l'immagine, l'architettura dell'immagine che ho usato nel pubblico, il simbolo di pace, molto interessante. Invece del suo intervento, molto apprezzato la lettura del termine sviluppo, e io consiglio la laurea in teologia. Dove? A Napoli, in stato fatto. Teologia buona. E il corso di teologia morale sociale non mi è stato presentato così bene il tema dello sviluppo come sta lì. Quindi io ho detto, i teologi non studiano. Va bene. Insomma, ascoltando entrambi gli interventi, mi è sembrato, mi sono fatto la mia idea, e ne ho detto questo, cioè, pensare nel Mediterraneo significa in parte, pensare, o meglio, ripensare all'Europa. La domanda è molto semplice ed è questa, come ripensare l'Europa se insomma, la classe politica europea non abbia mai letto la conquista dell'America e la versione dell'altro, di Dobrov, appena pubblicata almeno 40 anni fa, o meglio, e a lei, professor Tamagno, come è possibile ripensare l'Europa post-ordoliberale, se c'è un'Europa post-ordoliberale? E ancora una precisazione al professor Durante, sì, è vero che l'Europa, il progetto europeo è nato al vento dei Gasperi e Spinelli, hanno collaborato parecchio, soprattutto sull'articolo 39 della CEDU, della Unione Europea per la Difesa. Ma ricordo anche che l'Assemblea francese bocciò l'articolo 39 che non dia mai luce. E il problema non si è ripresentato quando nel 2004 si è cercato di aprire una fase costituente dell'Unione Europea. Insomma, come risolvere tutte queste questioni in ballo all'interno di uno scacchiere così complesso come la regione mediterranea. Grazie. Non è proprio una domanda breve, però. Ce ne sono altri? Prima di chiudere. Voi che non avete sentito potete fare domande. Secondo me è centrale. Facciamo bene. Vincenzo e mi chiami tu? Scalcione. Siamo del Vincenzo Scalcione. No, voglio presentare perché diciamo, è tra i due ultimi istituti che ho fondato qui a Matera, il direttore del Centro Studi Maritime qui a Matera. E io naturalmente mi scuso per il ritardo, saluto tutti, saluto i relatori innanzitutto, e purtroppo ero impegnato in sedute di laurea, quindi sono portate oltre ogni limite umano, direte Mattozzi, no? Va bene, detto questo, io non posso che felicitarmi per questo incontro a Matera, questa terza edizione del corso Arti Studi nella città dei Sassi. Ringrazio naturalmente il segretario generale dell'Istituto Maritime. Io non vorrei entrare, come dire, con i piedi in piatto all'interno di questioni che purtroppo non ho potuto ascoltare, però. Chiedo naturalmente al professor Tamagno una riflessione forse non tanto filosofica e non tanto teologica, ma che guardi alla stringente attualità. Il Mediterraneo, questa rete del lago, che è storicamente stato il luogo di incontro delle genti, delle civiltà, è oggi divenuto il terreno di scontro, ma non solo fisico, ma anche ideale. Perché mentre infatti vediamo questa contrapposizione di corpi molto alto, l'uno per una parte per entrare, per forzare gli ingressi dell'Europa, l'altra per presidiare i confini di un'Europa non più mediterranea, perché l'Europa come costruzione politica contemporanea è una Europa teutonica, no? O quantomeno si regge su questo nuovo patto di Aquisgrana franco-tedesco. E del resto anche le nomine ai vertici degli organismi ci dimostrano in maniera plastica che oramai queste due grandi nazioni, che io non rinuncio
a questo aggettivo, avendo io stesso studiato al Münster in Vestfalia, quindi ho potuto con i miei occhi verificare la robustezza di questo sistema statale, quello tedesco per l'appunto, e però oggi hanno rinunciato a quella funzione direttorale, nel senso che un tempo usavano mettersi alle spalle di coloro che avrebbero dovuto governare le istituzioni europee, Provanesia e Juncker, lussemburghesi. Oggi invece entrano in prima persona, nominano, come dire, persone anche di nazionalità francese e tedesca. Quindi c'è una nuova fisionomia di questi organismi europei. Ecco, il tema è, credo che sia quello della, possibilità che idee un tempo minoritarie diventino maggioranza. Ecco, oggi abbiamo al centro del dibattito politico, dobbiamo confrontarci con posizioni ideali e ideologiche che pensavamo di aver archiviato e che, se guardiamo i veri numeri, sembrano trovare il plauso del 40% e oltre degli italiani. Ecco, da dove ripartire? Non solo, non c'è soltanto un tema, come non possiamo semplicemente archiviare, no, queste posizioni come mutate, ma occorre nuovamente, credo, prendere forse dagli scandinavi, perché pensavamo di non dover più usare questa strumentazione, per poterci confrontare. Io sono un pedagogista, anche se sono di formazione filosofica, quindi sto dilungando un po', però. Però ho terminato, questo era il mio piccolo contributo al tavolo. Prego. Grazie. Facciamo questo prima e questo due. Allora, sulla prima domanda condivido la sua osservazione. Ha detto, se ho capito bene, chi ha letto Todorov. Ma potrei aggiungere chi ha letto la storia. Il problema che abbiamo in questo momento è un ceto politico piuttosto che non conosce né la storia, né la sociologia, né forse nemmeno l'economia, non ne sono sicuro. Quindi abbiamo un ceto politico poco culturalmente poco preparato. Subito dopo la seconda guerra mondiale, non darò cifra perché sbaglierei, ma nel Parlamento francese, quasi la metà dei deputati erano degli intellettuali che avevano avuto una forte preparazione storica, economica, giuridica, eccetera, in tutti i campi, in diversi campi. Se prendiamo oggi il Parlamento francese, credo che sarebbe abbastanza una inchiesta abbastanza preoccupante. Quindi è la questione della cultura nel mondo politico. Abbiamo avuto in Francia il Presidente della Repubblica, un uomo di alta cultura, De Gaulle, certamente. Poi, passiamo e arriviamo a Mitterrand, alta cultura. E poi due presidenti, Sarkozy e Hollande, una situazione catastrofica, anche nell'uso della lingua. In questo momento siamo un po' sorpresi di avere un presidente di alto rilievo, di alta cultura, filosofo, che ha frequentato Mounier, Ricoeur, soprattutto, è stato un collaboratore di Ricoeur, eccetera. Ma è un po' solo, bisogna dirlo.
del governo e un po' solo. Ecco, è la situazione del nostro mondo. Quindi non sono molto ottimista e direi che dico spesso che se i governanti conoscevano un po' la storia, almeno la storia, forse farebbero meno errori. Poi il ritorno di posizioni che sembravano archiviate, credo che è stato utilizzato questa parola, ma temo che la storia non archivia mai niente. Un momento fa Stefano mi ha ricordato che il 14 luglio è una data drammatica per l'Italia, le leggi razziste del 38. Quelli che hanno sostenuto queste leggi, quelli che le hanno sostenute, il fascismo non è nato di niente, non è arrivato così al potere, ha avuto una vera popolarità. Renzo De Felice l'ha dimostrato molto bene, questo legame tra il fascismo e il popolo italiano, come da noi in Francia, Vichy, il governo di Vichy, ha avuto un sostegno popolare molto forte. Nel 44 ancora, nel 44, quando Pétain girava in Francia, ancora nel luglio, dopo lo sbarco di Normandia, Pétain aveva un successo incredibile, la folla che era presente e applaudiva. Dopo, queste persone non sono sparite, sono entrate, ma va bene, sono sparite un momento perché non si poteva dopo la Seconda Guerra Mondiale dirsi razzista, antisemita, eccetera, ma l'antisemitismo non è mai sparito. Quindi la storia non archivia mai niente, un giorno o l'altro risale, le cose risalgono. Per questa ragione bisogna essere sempre molto impegnato, molto attento, difendere la democrazia. Ecco, è una sfida, la democrazia direi è una sfida permanente, ma non bisogna essere deluso né pessimista, ma direi bisogna essere determinato. Siamo tutti qui, credo, un po' legati al pensiero di Malta e del personalismo, ma bisogna essere determinati. Prego, questo è lei. Grazie. Le due domande sono in parte sovrappongono, quindi rispondo ad esse in maniera congiunta. Vincenzo, tu sai, sei un pedagogista, hai detto, sai cos'è la conazione? Sì, è un termine della teoria pedagogica, che vuol dire è la crasi di conoscenza e di azione. Cioè dire che la conoscenza da sola non basta se non conduce all'azione, e l'azione senza conoscenza ovviamente finisce niente. Ed è questo il nuovo approccio della pedagogia contemporanea che ci permette di capire i limiti del passato. Nel passato si diceva ai ragazzi e agli studenti diamogli la conoscenza, che vuol dire quello, abbiamo visto. Oppure il pragmatismo, quindi ci insegniamo a fare le cose senza conoscenza. Bisogna. Allora, questo direi non c'entra con quanto sto dicendo adesso. È vero, dunque, quando finì il suo mandato, Jacques Delors, che è stato un grande presidente della Commissione europea, scrisse un rapporto, il rapporto Jacques Delors, nel quale lui, molto onestamente e anche intelligentemente, indicava le linee lungo le quali l'Unione Europea, che ormai si andava costituendo, doveva seguire. Risultato è che i capi di Stato e di Governo dopo Jacques Delors hanno stracciato i rapporti, hanno fatto il contrario di quello che... Queste cose bisogna saperle, però.
bisogna dirle, si va a prendere il rapporto, si confronta con quello che è venuto dopo e si vede il tradimento. In particolare, Jacques Delors diceva, l'Unione Europea non può fare a meno di avere un modello europeo di welfare. Modello europeo di welfare. Ancora oggi il welfare è affidato ai singoli stati, per cui noi abbiamo delle disparità enormi, con delle diseguaglianze. Sappiamo qualcosa noi italiani, perché poi noi italiani siamo ancora più furbi, perché non solo abbiamo un modello diverso da quello, ma anche all'interno del paese il sud com'è. Quindi già se vogliamo l'Unione Europea, la prima cosa di noi è il welfare. E voi sapete cos'è il welfare? La scuola e l'assistenza. Se non si crea convergenza su questo, in Europa ci sono cittadini di serie A e di serie C, cosa che è avvenuta. Secondo, l'euro. L'euro ci vuole, però non è il punto di arrivo, non il punto di partenza. E già però prima di fare l'euro ci vuole la politica fiscale, non so se adesso io non entro nel tecnico perché non è il caso, una politica fiscale europea che non è mai stata fatta. Quindi è stato fatto l'euro senza la politica fiscale comune. Anche uno studente del primo anno della facoltà di economia ne sa queste cose. Tant'è vero che se non le sa viene bocciato. Io non faccio nessuno perché io do i pugni, faccio qui. Però queste cose è stato un errore gravissimo. Terzo, la politica della ricerca scientifica. Noi in Europa stiamo perdendo terreno perché non abbiamo unificato i centri di ricerca, sapendo che la quarta rivoluzione industriale era alle porte, perché la terza rivoluzione finisce nel 2000, la quarta inizia nel 2001. Quindi deve finire il secolo scorso, sapevamo che sarebbe arrivato. Allora, mentre gli americani l'hanno fatta in California, Silicon Valley, i cinesi l'hanno fatta e come? Noi in Europa abbiamo ogni paese al suo. L'Italia è a due, la Francia è più avanti dell'Italia, la Germania è ancora più avanti, però senza un'unificazione di sforzi non si arriva e noi siamo maledettamente indietro nella digitalizzazione. Quindi noi, per stare alla pari degli altri paesi, dobbiamo importare o dalla Cina, o dall'America, o dalla Russia. La Russia è più avanti negli armamenti e così via. E noi non potevamo fare. Ma dico, ma i migliori cervelli non li ha l'Europa? Ma scusate, nei laboratori americani sono tutti europei, francesi, italiani, tedeschi, eccetera. E non è stato un errore. L'unica cosa che abbiamo fatto è la PAC, la politica agricola comune, che andava bene, ma bisognava fare la politica dell'alta ricerca scientifica comune, la politica migratoria, perché la politica migratoria non c'è. Abbiamo fatto il trattato di Dublino, ma è un disastro quello, solo dei pazzi possono aver firmato quella, e soprattutto ha danneggiato l'italiano per le note ragioni. Non so se voi conoscete il trattato di Dublino. Adesso è chiaro che tutti lo vogliono cambiare, però nessuno muove il primo passo. Il risultato allora è stato che Trattato di Maastricht 1992 è nato contro le indicazioni che Jacques Delors, che è stato un grande francese, grande presidente, aveva indicato. E questo è il punto. Bisogna avere il coraggio di dire. Allora, per rimediare, si rimedia, perché sono sicuro, bisogna correggere, ammettere gli errori, mettiamo pure fatti in buona fede, però adesso si deve voltare pagina. Biagio ha detto, ma come facciamo a voltare pagina con la classe politica che abbiamo? Lo so, se tu fai riferimento all'Italia, noi siamo gli ultimi dell'Europa, perché con la classe politica che abbiamo c'è poco da scherzare, perché evidentemente, lo sapete, l'attuale maggioranza di governo è contro l'Europa, non lo può più dire apertamente, ma lo si dice nei corridoi. Però la colpa di chi è? Di quei cittadini, anche voi qua, che avete votato per quelli. Bisogna avere il coraggio di dirlo, sì. Perché sennò i voti non sono venuti dal centro, li ha dati qualcuno. E allora, prendiamoci tutti un po' di responsabilità. Non come quelli che dicono, ah no, ma io mi conosco, lo sa, a chi pubblico dico, ti svergogno perché so che tu hai votato per quello. È inutile che adesso ti stracci le vesti alla metà, perché ti era stato detto.
che quella non era la via. E infatti vedrete che fra un po' si dovrà cambiare perché non si può più andare avanti. Quindi, in conclusione, la possibilità di rilanciare il progetto europeo che è nato nella testa di quattro persone, Schumacher, Jean Monnet, De Gasperi e Adenauer, tutti e quattro che avevano una caratteristica, tutti e quattro cattolici. È ora dire qualcosa, no? Eppure vivevano in un periodo molto più difficile, era il periodo del dopoguerra, però trovarono uno, venite, che vuol dire che quando si vuole si può, però bisogna tenere conto e non fare errori sotto il profilo, no? Perché è ovvio che il progetto, il trattato di Maastricht ha favorito enormemente la Germania. E i tedeschi sono stati furbi, io non me la prendo con loro, perché loro hanno fatto il loro mestiere e hanno preso in giro i francesi e soprattutto gli italiani. Gli spagnoli non contavano allora perché c'era ancora Franco, però gli spagnoli si sono subito accodati. Ma guardate i dati statistici dell'economia. Chi ha tratto vantaggi economici dall'Unione Europea? La Germania, che ancora oggi ha un sovrappiù di bilancia dei pagamenti enorme. Quindi il primo paese a violare le regole europee è la Germania, però nessuno gli dice niente. È chiaro che dopo gli altri dicono. Ma tutto questo è accaduto perché? Perché le istituzioni, ecco perché io prima ho parlato di strutture di peccato, adesso non c'entro, non l'ho detto, cioè quando le istituzioni sono fatte male, i risultati dopo sono perversi. Però abbi fede, le cose cambieranno. Siccome voi siete giovani e avete un orizzonte temporale di almeno 50 anni prima di scomparire, e voi vedrete che prima di scomparire le cose cambieranno. E questo vi dà una forza sufficiente per battere. Giusto? Paolo, sì. Allora, in chiusura volevo appunto ringraziare tutti e soprattutto portare anche i saluti del professor Luigi Di Santo che ci ha per la settimana del 18 luglio e chiaramente lui ha messo su anche insieme all'Istituto Internazionale Giacomo Intel questa scuola nazionale di formazione sociopolitica Giorgio Lapina, cui diciamo siamo al secondo anno e in questo anno abbiamo avuto praticamente 90 iscritti, quindi è qualcosa di, ci sono alcuni studenti anche qui e quindi credo che sia anche un punto importante per poter costruire poi tutti quanti insieme quella società diversa nella diversità, perché appunto dicevamo, e quindi per quanto riguarda la giornata di oggi. Invece per domani continueranno i lavori presso l'Università degli Studi della Basilicata, non più a Saprocco come abbiamo fatto gli altri anni, ma nella nuova sede che è a Via del Castello numero 1. Diciamo i borsisti e i ragazzi che sono ospitati al villaggio del Fanciullo è abbastanza vicino, no, anche per Sant'Anna, quindi siamo nei pressi. Domani il tema centrale sarà le radici storiche e il futuro della diplomazia culturale e scientifica come strumento di pace. Qui parteciperanno il professor Martirano, presente, la professoressa Marina Formiche dell'Università degli Studi di Tor Vergata, che vedo qui presente, non ci conosciamo, però, e la professoressa Clementina Cantillo, che è qui presente anche, che saluto, che sarà Studi di Salerno, e la dottoressa Francesca Turbe del Consiglio Nazionale di Ricerche di Roma che ci raggiungerà poi domani mattina. Bene, l'ultima cosa, subito dopo c'è un piccolo rinfresco, un buffet per tutti quanti noi, quindi possiamo partecipare, anche se si deve partire. Grazie ancora per...